Penso che mia madre avesse ragione. È soltanto quando qualcuno non c'è più che ti rendi conto di quante cose avresti detto. Di quanti baci gli avresti dato. Sono un regista molto meticoloso, che guardo molto al dettaglio. Se ho una immagine di come deve essere una recitazione, mi assicuro che la recitazione è così. Certamente sono anche molto cosciente che quando uno prende un attore, un'attrice in particolare, deve anche approfittarsi della forza di quell'attrice o quell'attore. Mi ha lasciato libertà guidandomi, perché è un regista bravissimo, è stato veramente un piacere lavorare con lui, perché ci dava delle direttive, ma ci lasciava anche liberi nei momenti, insomma, in cui volevamo trovare, insomma, i nostri sentimenti, volevamo tirar fuori le nostre emozioni il più possibile. Luis, lo devo ringraziare perché abbiamo insieme costruito questo personaggio, facendo delle prove prima e anche sul set lasciandomi molta libertà. È stato bello perché ho scoperto e ho provato a essere un'altra persona, un'altra cosa, no? E quindi è stata un'esperienza incredibile. Lui si fidava molto del mio istinto comico, di chiudere sempre le scene con una sfumatura brillante, con qualcosa di divertente. Ah, cazzo! Il preservativo. No, dico... Il preservativo, bravi, bravi che l'avete usato. Quanto c'è di Teresa in Barbara? La comicità, perché per il resto è troppo dolce, troppo dolce, sono molto più cattiva. Cinema, teatro, quale dei due? No, teatro, cioè è una domanda troppo facile. Teatro perché c'è il pubblico, ma davanti, capito, che lo vedi, che fanno il casino, si mangiano le caramelle, che tossiscono, è quello che ti fa il commentino. Io adoro interagire, infatti quando mi dicono ma Facebook, fate il profilo su Facebook, ma no, io devo vedere, lo so che voi siete internet, vai, moderni, però io invece sono ancora per il rapporto a tu per tu. Io vorrei che mia figlia venisse proprio come te. Perché sei incinta? No. Però ci stiamo provando. Il dottore ha detto che il momento più fertile è la mattina. Infatti è Giulio tutte le mattine. C'è una minorenne. Figurati, quelli ne sanno più di noi. Mi piacerebbe per esempio fare una donna persa. Mi piacerebbe fare una donna un po' maledetta, ma non maledetta cattiva. Mi viene in mente così una donna un po'... isolata dalla società. Quindi molto drammatico, mi piacerebbe interpretare un ruolo o d'azione di una cattiva, di una spia, oppure ecco una donna un po' persa, una donna completamente magari magrissima, no? Sai, un po' emaciata, queste donne che devono risorgere in qualche modo, molto sofferente, sì, sofferta.